Radio Radicale, siamo con l'onorevole Ugo Parolo della Lega per parlare di autonomia. Sappiamo che diciamo, sul tema dell'autonomia differenziata c'è stato uno scontro interno nella maggioranza di governo, e stamattina ci sono state delle audizioni nella bicamerale per le questioni regionali, immagino, dove sono stati ascoltati Zaia e il governatore della Lombardia Fontana, Zaia quello del Veneto. Allora, che valutazioni sono state fatte? Oggi a che punto siamo con il disegno di legge del governo? Non se ne parla più? È stata un'audizione molto importante, molto partecipata. C'erano anche diversi colleghi di altre commissioni che hanno partecipato a testimoniarne l'importanza, ed è stata molto utile perché ha permesso di chiarire alcuni aspetti che in parte derivano da una cattiva informazione e in parte derivano da sono critici perché sono innovativi. Gli aspetti innovativi riguardano proprio il percorso stesso di autonomia differenziata. L'articolo 116 terzo comma della Costituzione non è mai stato applicato e quindi si sta facendo un po' da apripista. È evidente che è un percorso complicato, innovativo, come dicevo, e da qui nasce la difficoltà di capire come procedere. Ci sono però alcuni paletti che anche questa mattina sono stati ribaditi. La Costituzione stessa dice che questo percorso si deve attuare attraverso un'intesa, cioè un contratto che deve essere firmato dal governo e dalle regioni che promuovono l'iniziativa. Senza passare dal Parlamento? Il Parlamento, prevede la Costituzione, deve approvare questo percorso. Quindi qui si apre una discussione certamente anche non semplice nelle soluzioni, perché evidentemente il Parlamento legittimamente reclama un coinvolgimento importante, ma non possiamo bypassare la Costituzione, che prevede che questo contratto è firmato da due parti che non sono, ripeto, il Parlamento. Credo che alla fine si dovrà arrivare, anche questa mattina è uscita un po' questa discussione, si potrà passare attraverso una soluzione di mediazione che preveda un atto di indirizzo del Parlamento, quindi un atto che faccia salvi quei criteri generali, quelle preoccupazioni che emergono anche dai nostri alleati dei 5 Stelle, ma che noi come Lega non intendiamo assolutamente mettere in discussione, che riguardano i livelli essenziali delle prestazioni, che riguardano l'unità dello Stato, ma qui mi permetto di dirlo, diceva benissimo il Presidente Fontana questa mattina, è un po' una preoccupazione fuori luogo, ma esiste, perché l'unità nazionale non può essere messa in discussione in un percorso che è disciplinato dalla Costituzione stessa. Però anche questo aspetto potrà essere ribadito nella mozione. Quindi tema numero uno, probabilmente bisognerà arrivare per il percorso a una mozione che darà degli indirizzi affinché poi governo e regioni firmino l'intesa e poi il Parlamento possa approvarla, fatti salvi quegli indirizzi generali. Il secondo tema è quello delle risorse. Qui è stata fatta, a mio modo di vedere, una grande disinformazione, in parte voluta e in parte no, anche in buona fede, perché questo percorso che nasce, vogliamo ricordarlo, dal voto di 5 milioni di cittadini lombardi e veneti soprattutto, non mette sul tavolo della trattativa il residuo fiscale, che pure per la Lombardia vale 56 miliardi di euro all'anno. Questo percorso... Il residuo fiscale sarebbero quei soldi che resterebbero alla regione e che non andrebbero più come trasferimento allo Stato? Sì, il residuo fiscale è la differenza delle tasse pagate dai cittadini di una regione tra le tasse stesse e le prestazioni totali ricevute. Questa differenza per la sola Lombardia vale 56 miliardi. Voglio ricordare che la Baviera ha un residuo fiscale di 8 miliardi di euro. Eppure reclama, pur essendo già uno Stato dentro una Repubblica federale, reclama ancora più autonomia. La Lombardia ne ha 56 di miliardi di residuo fiscale. Ma questo percorso avviato dimentica il residuo fiscale e semplicemente dice allo Stato:
trasferiscimi gli stessi soldi che tu spendi per gestire quelle funzioni, e quelle funzioni, quelle competenze le gestisco io. Quindi assolutamente non va a ledere le prerogative dal punto di vista fiscale di nessun'altra regione. È un percorso a costo zero per tutte le altre regioni. Ma non solo, siccome, come è stato ricordato, queste risorse verranno determinate in base alla compartecipazione alle tasse, quindi fissando una quota, una percentuale, la Lombardia e il Veneto hanno la presunzione, se così vogliamo dire, di pensare che potranno risparmiare esercitando direttamente quelle funzioni e farle addirittura meglio rispetto allo Stato. E se saranno in grado di farlo meglio, si genererà più ricchezza, più PIL, che per la parte residuale rispetto alla quota che le regioni trattengono andrà a beneficio di tutta la fiscalità generale. Quindi questo percorso è un percorso che non solo non sottrarrà risorse a tutti i cittadini delle restanti regioni dello Stato, ma addirittura potrà generare più risorse per gli altri cittadini. Quindi è un percorso che anche dal punto di vista fiscale può essere virtuoso per tutti, senza contare che può diventare un esempio anche semplicemente per quelle regioni che l'autonomia ce l'hanno già e che non la stanno esercitando. Ecco, la partita che gioca l'Emilia Romagna è diversa da quella della Lombardia e del Veneto, e ritiene fondamentale questo tipo di intesa per trovare in un atto di indirizzo del Parlamento una base parlamentare larga per andare avanti? È assolutamente normale che l'Emilia Romagna abbia una richiesta diversa dalla Lombardia e dal Veneto. Si parla, all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, di regionalismo differenziato. L'Emilia chiede alcune funzioni, la Lombardia altre, il Veneto altre. È un percorso assolutamente normalissimo, previsto dalla Costituzione. La mozione che potrà fare il Parlamento non dovrà entrare nel merito di quanti e quali competenze una regione, a mio modo di vedere, ovviamente, può chiedere, ma dovrà fissare invece quei principi generali rispetto ai quali si deve dare garanzia per tutti i cittadini italiani, quindi in rapporto ai livelli di assistenza essenziali, in rapporto all'intangibilità dell'unità nazionale, in rapporto alle prerogative che lo Stato deve trattenere a sé in termini generali, ma non entrare nel merito rispetto alle richieste che una regione può fare o un'altra non può fare. Ultimissima domanda, il Movimento 5 Stelle, in particolare Barbara Lezzi, sono nemici di questa proposta? Io non userei questo termine, mi sembra veramente un termine assolutamente forte. Alcuni componenti del gruppo parlamentare 5 Stelle hanno forti criticità, manifestano forti criticità rispetto a questo percorso, ma io credo che con il confronto e con la discussione su dati oggettivi sicuramente troveremo una soluzione. Bene, grazie, ringrazio Ugo Parolo della Lega. Grazie.